Ciao a tutti amici, in questo video voglio mostrarvi gli strumenti che utilizzo quando devo prendere decisioni per comprare o vendere azioni. Prima di cominciare vi voglio mostrare alcuni dei libri sui quali mi sono documentato, a partire da quelli, diciamo, più basilari per cominciare, fino ad arrivare a quelli più avanzati che riguardano comunque un aspetto di programmazione. In primo luogo, questo qui è un libro molto piccolo, si chiama Warren Buffett, l'interpretazione dei bilanci, ed è praticamente un'introduzione alla lettura dei bilanci con lo scopo di andare a cercare tutte quelle aziende che hanno un vantaggio competitivo che quindi molto probabilmente cresceranno sempre con costanza nel corso della loro storia. Ci dà una panoramica sulla lettura del conto economico, sullo stato patrimoniale e sui flussi di cassa, ci va a indicare quali sono i campi che dobbiamo considerare per valutare la salute o meno di un'azienda e soprattutto del suo vantaggio competitivo. Nei prossimi video lo riassumerò sicuramente. Un altro libro molto basilare per chi si approccia per le prime volte al mercato azionario potrebbe essere questo qui, Stock Investing for Dummies, e anche questo dà un'introduzione su quali sono le principali definizioni, su come bisogna comportarsi quando ad esempio un mercato è bear, cioè è orso, quindi tende a scendere, invece su quando tende a salire, cosa sono i principali strumenti finanziari e tutte cose di questo tipo. Anche nel caso di questo libro andrò a riassumerlo, nel corso dei video successivi. E poi voglio passare anche a libri, diciamo, più avanzati, ma che comunque ci permettono di avere un approccio più scientifico e magari realizzare anche strumenti automatici che ci permettono di operare con più consapevolezza. Naturalmente questo non riguarda direttamente la finanza, ma è semplicemente un'introduzione alla probabilità della statistica per ingegneria delle scienze e comunque l'analisi di certi fattori statistici è sicuramente fondamentale sia per quanto riguarda il machine learning e sia comunque per capire certi tipi di tendenze e correlazioni. Un altro libro che ho acquistato è Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow. È un'introduzione a questi strumenti appunto dedicati al machine learning e che utilizzano soprattutto Python come linguaggio di programmazione. Anche in questo caso possiamo avere la consapevolezza di questi strumenti e come adattarli al mercato finanziario. Un altro libro che è molto interessante, e che ci va a spiegare i principali strumenti con cui fare dell'analisi sui mercati finanziari, questo qui, Python for Data Analysis, che va a riguardare l'utilizzo di alcune librerie dedicate di Python, che sono Pandas, NumPy e DyPython, e anche queste le vedremo in video successivi. L'ultimo libro, che ho cominciato a leggere solo parzialmente, invece utilizza sempre Python come linguaggio di programmazione ed è Quantitative Technical Analysis, quindi come utilizzare sempre Python, Machine Learning e diciamo tutti gli strumenti che ho spiegato nei libri precedenti per andare a cercare dei segnali sul mercato finanziario e quindi andare a operare in modo del tutto automatico. E anche in questo caso lo spero di andarvelo a spiegare nei video successivi. Fatemi comunque sapere se questi argomenti vi interessano. E adesso andiamo a vedere sul mio computer quali sono gli strumenti che utilizzo per valutare manualmente se un'azione è da comprare o meno. A dopo. Bene amici, adesso vediamo un po' più nel dettaglio i servizi di cui vi stavo anticipando nella parte precedente. Ho realizzato una mappa concettuale per andare a sintetizzare un po' quali sono i vari fattori che vanno a influenzare la nostra presa di decisione per acquistare più o meno delle azioni. Innanzitutto partirei dall'analisi fondamentale, ovvero andare a capire un po' qual è la solidità di un'azienda, i suoi bilanci. Per fare questo si può andare semplicemente a vedere Yahoo Finance oppure sul sito Macro Trends, che poi riporterò anche in un secondo momento. In terzo luogo c'è Intrinio, che è una piattaforma che mette a disposizione delle web API
per andare a prelevare questi dati in modo programmatico, appunto tramite un linguaggio di programmazione. In secondo luogo abbiamo un'analisi tecnica, questo ci permette di andare a studiare soprattutto i grafici e quindi andare a capire qual è il momento più o meno migliore per andare a comprare o a vendere delle determinate azioni. In terzo luogo abbiamo bisogno di uno stock screener, ovvero un sistema che ci permetta di filtrare, diciamo, le varie aziende, le varie opportunità in modo che possiamo appunto sceglierle. Poi, per fare delle analisi di mercato, naturalmente ci possiamo affidare a siti di ricerca indipendenti, come ad esempio Zacks, poi vedere magari delle valutazioni di alcuni analisti tramite TipRanks, fare delle ricerche comunemente su Google, andare a vedere le notizie su Google News, oppure andare a vedere quali sono i sentimenti sugli earnings tramite questo portale che si chiama Google Earnings. In ultimo luogo, cosa che è più complicata e che mi sono premesso di fare da qui entro un anno, è appunto quello di non fare tutte queste ricerche manualmente, ma cercare di automatizzare il più possibile, quindi andando a prelevare i dati tramite Intrinio e tramite magari una browser automation che vi mostrerò alla fine di questo video, che appunto permette di fare delle operazioni automatiche tramite browser, quindi ad esempio andare a scaricare dei dati a partire da una vista web, e questo servizio si chiama Cantu Browser Automation, che appunto vi farò vedere dopo. Quindi adesso andiamo a vedere un po' più in dettaglio tutti questi servizi che vi ho descritto. Qui abbiamo MacroTrends, come potete vedere offre uno stock screener. Quando ci clicchiamo sopra abbiamo un sacco di parametri per andare a filtrare i tipi di aziende che più ci interessano. Adesso ci vorrebbe un video dedicato per andare a spiegare tutti questi filtri. Comunque, in generale, andiamo a impostarne uno che è questo qua, 10 years CAGR, che indica sostanzialmente qual è il tasso di crescita dell'azienda in questo intervallo di tempo su intervallo annuale. Quindi significa che se vado a impostare ad esempio 10 e 20, voglio dire che questa azienda mediamente ogni anno è cresciuta del 10-20% negli ultimi 10 anni, appunto. E però imposto questo filtro e voglio anche impostare ad esempio che nell'ultimo mese ha perso almeno il 30% della sua capitalizzazione. Ecco qua, come vedete il matching di questi tipi di azioni si va a sottigliare, quindi ne abbiamo scelti solo 44. Possiamo anche impostare una vista per performance sul long term oppure sullo short term. Infatti potete vedere che prendiamo ad esempio la Garmin, che è un'azienda che comunque negli ultimi anni si è comportata abbastanza bene, quindi con una crescita del 27% medio negli ultimi 3 anni, però ultimamente comunque ha perso circa il 10% nell'ultimo mese. Quindi se andiamo a spostare il cursore possiamo vedere il grafico. Se ci clicchiamo sopra abbiamo l'accesso ad altri tipi di dati, quindi ad esempio possiamo vedere la revenue e il profit. In questo caso stiamo facendo velocemente, sto improvvisando dell'analisi fondamentale, quindi possiamo vedere in questo caso sono i revenue, come si sono comportati, oppure possiamo vedere quindi direttamente il profitto netto. Ok, in questo caso tendenzialmente verso l'alto, ma un po' discostante. Comunque, ad esempio, vediamo che il profitto nel 2008 era sicuramente più alto di quello che c'è adesso, quindi probabilmente non è un'azienda sulla quale mi focalizzerei, ma facciamo finta di studiare la Garmin. Quindi andiamo a prenderci il nostro ticker e lo andiamo a riportare in Yahoo Finance.
Questo perché andiamo a vedere più velocemente, abbiamo la possibilità di vedere più velocemente l'income statement, cioè il conto economico. E poi il balance sheet. Inoltre abbiamo la possibilità di vedere anche il cash flow degli ultimi 4 anni. In secondo luogo, sempre per andare a effettuare la nostra analisi, quindi decidere se questa azienda vale veramente la pena comprare, possiamo inserire il ticker anche in deep ranks. Quindi vediamo una stima degli analisti, quindi anche un po' come stavo valutando io, non è un titolo molto appetibile da comprare rispetto ad altri. Adesso io lo sto prendendo solo in esame per mostrarvi un po' qual è il processo che utilizzo per andare a selezionare le azioni. E in ultimo luogo mettiamo sempre lo stesso ticker su ZAX per andare a vedere anche questo tipo di analisi. Anche in questo caso viene consigliata una posizione di hold, quindi se fosse molto buona sarebbe in buy, o altrimenti naturalmente sarebbe in sell in questa posizione. Poi ci sono anche altri tipi di score che vanno a indicare il valore dell'azienda, la possibilità di crescita, il momento. Se ad esempio vado a inserire un'altra azienda, proviamo a inserire iRobot, che è un'azienda che ho acquistato di recente. Vedete che viene riportato tutto un altro tipo di valutazione. Qui invece per concludere, diciamo, questa parte di analisi fondamentale, vi faccio vedere anche in trigno. Qui in realtà c'è poco da vedere, bisogna registrarsi, verrà rilasciato un metodo di autenticazione per poter accedere all'API e quindi scaricare, diciamo, i dati raw direttamente o alcuni ratio già elaborati tramite il proprio linguaggio di programmazione e quindi fare delle analisi da un punto di vista programmatico. Vi voglio mostrare Cantu Browser Automation, che è un'estensione che funziona per Chrome e Firefox, che consente attraverso degli script o attraverso comunque il record delle macro sul proprio browser, appunto, di gestire alcune operazioni in modo del tutto automatico. In questo caso ne avevo già scritta una solo per testare come potesse funzionare. Quindi, se io faccio la riproduzione della macro, lui mi va ad aprire ad esempio autonomamente Macro Trends, come potete vedere, apre la tab di performance e va a impostare da solo il filtro. Sicuramente faremo un sacco di approfondimenti su questo servizio, però ci sono già un sacco di demo davvero impostate. Ad esempio, se guardiamo demo CSV save e la facciamo riprodurre, lui sta aprendo, apre un convertitore di valuta sostanzialmente e si va a scaricare i dati e crea un file Excel che potrebbe essere appunto utile per essere digerito da un linguaggio di programmazione oppure per effettuare delle analisi successive con Excel. E questo in modo del tutto automatico. In quest'ultima parte invece facciamo una piccolissima introduzione all'analisi tecnica utilizzando come strumento TradingView. Infatti l'analisi tecnica, ovvero lo studio dei grafici, ci aiuta a capire quando è il momento migliore per entrare in una posizione, quindi acquistare azioni, oppure quando si è raggiunto, diciamo, il margine di profitto che ci si aspettava e quindi di andare a vendere queste opzioni. TradingView inoltre funziona anche come una sorta di social network, quindi ci dà la possibilità di andare a seguire altri trader e altri investitori, andare a capire quali sono le loro idee di mercato. Qui si parla ad esempio di Bitcoin, e andare a vedere appunto quali sono le prospettive anche di altre persone e andare noi stessi poi a condividere le stesse. Adesso andiamo a prendere un indicatore, vi prendo Nvidia solo perché l'ho già preparato precedentemente. Quindi andiamo sulla versione avanzata del grafico. Ok, come potete vedere,
ho già inserito tutta una serie di indicatori nel grafico, che sono ad esempio il ritracciamento di Fibonacci per andare a capire quali sono i vari livelli del prezzo, ho inserito le due moving average. Quindi qui possiamo vedere una fase di dead cross, quindi un indicatore sostanzialmente di ritracciamento del titolo, come poi è avvenuto, e adesso ci si sta avvicinando a un golden cross, come quando la media a 200 periodi viene scavalcata dalla media a 50 periodi, quindi sicuramente un segnale di acquisto. Allo stesso modo ho inserito un altro tipo di indicatore, quello di forza relativa, RSI, che va a indicare sostanzialmente se un titolo è overcomprato e overvenduto. Come vedete, adesso sta assolutamente nel mezzo. Quindi abbiamo finito questa parte introduttiva. Poi sicuramente vi consiglio anche qualche altro YouTuber che utilizza molto bene TradingView, da cui assolutamente ho preso spunto. Ve lo metto in descrizione del filmato, e quindi andiamo alla parte conclusiva del video. Siamo in fase di conclusione del video, fatemi sapere se vi è piaciuto, quali sono i contenuti che vorreste vedere approfonditi e quali meno, in modo che io possa tararmi e proporvi sempre di più contenuti più interessanti. E fatemi anche sapere se semplicemente utilizzate degli strumenti diversi per la presa di decisioni. In questo modo possiamo beneficiare tutti quanti di uno scambio di informazioni. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!